Umberto Terracini. La ringrazio vivamente, illustre Presidente, di avermi comunicato con cortese sollecitudine l'approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Il mio pensiero, reverente e devoto, si rivolge in questo momento di sincera commozione all'Assemblea Costituente che, sotto la sua incomparabile e indimenticabile presidenza, ha compiuto un lavoro di cui gli storici daranno certamente un giudizio sereno, che onorerà il nostro paese per la profondità delle indagini compiute, per l'altezza dei dibattiti svoltisi, per lo zelo coscienzioso costantemente osservato nella ricerca delle soluzioni più democratiche e nella formulazione rigorosamente tecnica dei principi fondamentali e delle specifiche norme costituzionali. E all'Italia nostra, amata e martoriata, che dalle sventure sofferte e dai sacrifici affrontati, saprà trarre ancora una volta, nella concordia degli intenti e delle opere dei suoi figli, le energie necessarie per il suo sicuro avvenire, offrendo al mondo un nuovo esempio di eroiche virtù civili e un nuovo incitamento al progresso sociale. Vivissimi, generali, prolungati applausi cui si associa il pubblico delle tribune. Noi non vogliamo dare uno schiaffo a tutto questo lavoro. Ecco perché costantemente e così in maniera determinata continuiamo a portare avanti questi valori. Comincia un'altra settimana. Buongiorno! Non l'avevo detto. Siamo pronti, carichi come sempre. Ho bisogno stamattina di essere coadiuvata perché ci sono un po' di cose da ricordare. A proposito, soprattutto di determinazione. Vieni qui perché sennò poi il sole ci dà Eccoci. Buongiorno, fastidio. Vieni, Lele, fammi compagnia. buongiorno. Lele, cos'è che dovevamo dire ricordare? A proposito di determinazione, perché se si dice io sono, no? Io sono la parola autodeterminazione, vuol dire auto e determinazione, cioè uno può essere determinato a dire, pensare qualsiasi cosa, no? Basta che sia determinato. Quindi anche delle cazzate. Uno può Perché volevo essere fare determinato. beep, allora L'ho detto io perché. Dai, dai, mi ecco. concedo questa licenza Autodeterminato a poetica. dire beep. Quindi tutti possiamo dire, no? E la differenza sta che autonomamente Autonomamente. io capisca che non posso sottostare a qualcosa o qualcuno. Vado in maniera contraria a ciò che autonomamente dovrei in responsabilità mettere in atto. Giusto. Però, giustamente, hai fatto una No, no. riflessione perfetta. Mi hai fatto notare che uno può essere anche autodeterminato a Nemmeno. di cazzate. E cos'altro dobbiamo ricordare? Altri Cosa c'è? argomenti? Sì. Ah, certo! Valenza. Stavamo valutando ieri nel nostro continuo studio, anche in un giorno di festa, a proposito, Ah, auguri, auguri! auguri. 60 più 1. Ce li portiamo Bravo. bene, Sono eh? tanti. Sollecitiamo all'utilizzo di un altro degli strumenti, un'altra prova, conferma degli strumenti di potere che i cittadini hanno nelle loro mani, e cioè le scritture private. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Ma ancora adesso cosa possiamo fare? Rigettare e disconoscere tutte quelle scritture nazionali, prestampate di qualcun altro e fortificare la nascita, l'applicazione e
la determinazione di scritture tra le parti. Sono legge, nessuno può metter bocca sugli accordi tra le parti. In ogni dove, in ogni luogo, in ogni lago, anziché in questo momento fare altro, fate scritture private. Per legge sono punibili solo coloro i quali non lecitamente comunicano. Fatto questo, è legge. Che altro dobbiamo ricordare? Scritture, autodeterminazione e discorso delle chiamate. Ah, questo dillo tu, perché da te viene meglio. Allora, vista l'esigenza, la situazione attuale, penso che ormai si è capita, anche tra tutti i video che sono stati fatti, eccetera, e famosi 60 giorni, quindi da quando tutto è successo, ben sapete che cosa c'è stato fatto senza reato, si potrebbe, vi consigliamo, se ci volete anche essere vicini, fare delle chiamate o comunque sollecitare la nostra situazione alla questura, che è stata il primo organo dove tutto è successo, e giusto per chiedere informazioni, novità, news, se c'è qualcosa che sanno in questo territorio, visto che siamo ancora a Grosseto e aspettiamo una... Diciamo che da cittadini, ogni cittadino ha il diritto di essere in conoscenza su ciò che accade sul proprio territorio, e quindi in virtù di questo tutti i cittadini possono e non possono essere tacciati per procurato allarme, perché possono comunicare con le forze dell'ordine in virtù della conoscenza dello Stato nel quale versano i cittadini presenti da 61 giorni in presidio permanente dinanzi alla prima questura e poi Tribunale di Grosseto. Cos'è che bisogna contattare? Non il 112, ma i numeri diretti di, ecco perché non si può essere tacciati per procurato allarme, bisogna chiamare i numeri diretti di questure, procure e prefetture. Detto questo, grazie mille. Alla prossima!